La prevenzione resta la cura più efficace per prevenire l'insorgere del cancro ed è questo il messaggio dell'Ottobre Rosa che ha visto l'intero paese parlare di prevenzione del tumore al seno. Il cancro del seno interessa una donna su 10, cioè una donna su 10 nell'arco della propria vita ha avuto, ha o avrà un tumore del seno, che è comunque la prima causa di morte nelle donne. Quindi allora in ottobre c'è naturalmente un'attenzione particolare a quello che deve essere poi un'attenzione di tutto l'anno. E a Murano Calabro, nella sala consiliare del chiostro di San Bernardino, organizzato dalla coordinatrice del reparto di ostetricia dell'ospedale di Castrovillari, Marisa Di Maria, con il supporto della locale amministrazione comunale e della Proloco cittadina, si è svolto un partecipato incontro. Un momento di sinergia tra istituzioni, ASP, Regione Calabria e cittadinanza per parlare di prevenzione, la più grande delle armi che abbiamo a disposizione per lottare contro le malattie. Ci sono professionisti della salute, ci sono operatori sanitari, ma c'è anche la politica, c'è l'onorevole Pasqualina Straface che è Presidente della Commissione Sanità e Regione Calabria che ci darà il punto sulle novità che stanno affrontando in Regione Calabria. Noi crediamo che la salute sia un tema trasversale che debba unire e non dividere, quindi abbiamo cercato di coinvolgere tutta la nostra comunità e ringrazio la consigliera Marisa Di Maria per avermi supportato nell'organizzazione di questi eventi, segno tangibile dell'unità di una comunità sui temi importanti. La pandemia ha rallentato esami e diagnosi e l'ottobre rosa è stato un messaggio forte e immediato per incoraggiare le persone a non rimandare controlli che sono essenziali. La Regione Calabria, dopo tantissimi anni dove i nostri ospedali, i vari distretti sanitari, i consultori che devono esercitare un ruolo fondamentale nella prevenzione, non avevano neanche le cose essenziali per poter fare prevenzione. Parliamo dei mammografi, parliamo di ecografi e questo grazie al presidente Roberto Occhiuto che sta dotando tutti i presidi ospedalieri, distretti, consultori di tutte quelle attrezzature, di tutti quei macchinari che sono essenziali per fare prevenzione. Purtroppo ancora registriamo, soprattutto nelle nostre realtà, si fa poca prevenzione, quindi ritengo che quella di stasera, una sinergia tra le amministrazioni comunali, le ASP e la Regione Calabria, che possa sensibilizzare le tante donne, ma anche gli uomini a fare prevenzione, proprio perché la prevenzione, come dicevo all'inizio, rappresenta l'arma più potente per combattere determinate malattie. Su Castrovillari stiamo procedendo affinché si crei il centro di prevenzione mammografico. Questo rappresenta un punto di riferimento importante per le tante donne. Stanno partendo le lettere per fare i pap test e lì dove non c'è la possibilità di potersi spostare in alcune realtà ci sono le unità mobili, i camper che sono dotati di tutte quelle attrezzature necessarie per mettere nelle condizioni le donne di poter eseguire gli screening e quindi fare prevenzione. Diciamo che diventa difficile alcune volte prenotarsi, ecco, ci sono lunghe liste di attesa. Sì, è intervenuto anche quest'anno, ma lo ha fatto anche l'anno precedente, il governo nazionale ha stanziato 3 miliardi proprio per l'abbattimento delle liste di attesa. Abbiamo recuperato più di 60.000 prestazioni, se anche quest'anno sono stati stanziati altri 3 miliardi che vanno nella direzione di abbattere le liste d'attesa e quindi evitare queste lunghe attese e mettere le condizioni di poter eseguire tutti gli esami necessari. Presenti a un incontro moderato dalla dottoressa Emilia Zicari, l'oncologo e ricercatore, il dottor Ivano Schito e il dottor Luigi Postorivo, medico chirurgo, la presidente della Commissione regionale Pari Opportunità Anna De Gaio, la coordinatrice Azzurro Donna Castrovillari Stella Gallicchio e il responsabile Dipartimento Sanità Forza Italia Valentina Menta.